Ciao ragazze, vi faccio vedere qui una tazza che ho fatto, diciamo, qualche giorno fa decorandola con il termovinile. Guardate, anche schiacciando, anche con le unghie, eccetera, non viene via. Ci è voluto un po' di pazienza, però l'ho lavata più volte e mi sembra il termovinile più stabile, più duraturo del vinile normale. Ecco qui che ho comprato in un supermercato queste tazze molto economiche, semplici, non per, diciamo, per termoinfusione, per sublimazione, scusate, e sono tazze normali, quindi ho già tagliato e preparato delle decorazioni in termovinile, e quindi oggi proveremo a far passare, insomma, far incollare questo termovinile sulle tazze per farle durare un po' di più, perché secondo me il vinile normale, a forza di lavarlo o a forza di usarlo, alla fine poi un po' si stacca sui bordi, e queste secondo me con il termovinile, se riescono bene, sono più durature. Vediamo, intanto spellicoliamo bene e poi con un po' di pazienza, con la piccola pressa, piano piano andiamo a incollare tutto sulla tazza. Buona visione! Thank you.
Allora, avete visto che questo sistema funziona, ma bisogna avere parecchia, parecchia pazienza. Il termovinile poi rimane un po' più opaco perché ci passo più volte e poi ecco, vedete, ogni volta si ripassa sul pezzo, piano piano si stacca la plastica. Con poi la carta forno è più facile attaccarla, ma questa plastica è durissima, quindi bisogna passarci tante volte perché il calore non passa attraverso, quindi riprovare, riattaccare. È un po' un lavoro un po' lungo e di tanta pazienza, però alla fine i risultati mi piacciono, anche perché insomma il nero opaco ci sta benissimo, queste tazze un po' vintage, poi vi aiutate anche con diciamo gli attrezzi per abbassare tutto, però alla fine il risultato è quello che volevo, e secondo me ora proverò anche a metterle in lavastoviglie. Secondo me è molto più duraturo del vinile normale, e spero di avervi aiutato, di avervi dato una buona idea. Poi seguiranno altri esperimenti, però il termovinile su ceramica funziona secondo me, e con forme semplici, non troppo dettagliate, perché altrimenti le parti più piccole non vengono bene. Però queste scritte, questi nomi, queste cose un po' grossolane, secondo me escono veramente bene. E vi aspetto al prossimo video e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao ciao. Thank you.